sembrava che in Italia mancasse uno spazio di confronto sui grandi temi della comunicazione contemporanea e per questa ragione abbiamo cercato di creare una sorta di palinsesto ideale sui temi della comunicazione, coinvolgendo sia la carta stampata, la radio, la TV e naturalmente i nuovi media. L'abbiamo chiamato Festival della TV perché ancora oggi la televisione è il media più potente, però dobbiamo guardare al futuro. Non sappiamo che cosa succederà, se il web prenderà sempre più spazio oppure se la televisione resisterà come ha resistito la radio e come continuano a resistere i giornali. Insomma, questi sono dei dubbi e delle domande che ci poniamo e che qui al Festival speriamo di dare qualche risposta. Gli argomenti sono vari, come varia la televisione, cioè parliamo di politica, di come comunicare la politica ai giovani. Siamo di fianco a Matteo, grazie mille. Hai visto che c'è Renzi? Sì, ma no, non l'abbiamo ancora visto, sappiamo che è arrivato, basta. Le piace Renzi? Sì, diciamo così. È un nuovo grande personaggio, sicuramente è il futuro. Abbiamo un palinsesto vario e ampio così come lo è la televisione. C'è la Rai insieme a Sky che affronteranno un programma abbastanza interessante, vale dire dove va la televisione. Il nostro obiettivo è quello di farli confrontare su uno stesso palco, direttamente a contatto con il pubblico per capire dove andrà la televisione. Quindi l'incontro di Gubi Tosi, direttore generale della Rai, con Andrea Zappia, direttore generale di Sky, insieme a Tiscali con Renato Soru e insieme a Google con Fabio Vaccarono sono effettivamente un unicum, nel senso che non c'è mai stato questo incontro pubblico e per cui cercheremo di capire con loro dove andrà la televisione. Dove la vedremo la televisione nel futuro? La televisione si evolverà in un contesto multimediale, termine che si sente usare spesso, ma che vuol dire sostanzialmente che alla televisione tradizionale si affiancherà il web, che diventerà complementare. Basti pensare appunto alla diffusione che sta avendo l'iPad come strumento alternativo di divisione della televisione e come in qualche modo appunto tutti i produttori si stiano orientando a produrre programmi anche per il web. È di ieri la notizia della prima web fiction in Italia che abbiamo prodotto in collaborazione con il Corriere della Sera, Una mamma imperfetta, che sarà disponibile a partire da lunedì sul sito del Corriere e poi su Rai 2. La risposta è che il video probabilmente si vedrà dappertutto e tutti quanti i grandi produttori di contenuti, siano essi originati dal mondo dei quotidiani, dal mondo dei periodici, dal mondo della radiofonia o dal mondo della televisione tradizionale, si muoveranno verso la logica del multischermo, verso il fatto che il consumatore sarà, grazie alla tecnologia, abituato a chiedere in tempo reale, nel luogo in cui si trova, quello specifico contenuto che gli interessa e sarà abituato a ottenerlo in condizioni di massima economicità e anche rilevanza possibile. Da questo punto di vista credo che Internet possa essere un alleato straordinario per la televisione 2.0. Hai parlato di nuove tecnologie, nuovi media. Il modo di fare la tua radio è un po' diverso perché anche si integra con il web e quindi con la televisione. Sì, io non ho paura delle cose nuove e quindi il trucco è semplicemente trovare il modo per incastrarle e riuscire a farle diventare comode, perché abbiamo un po' la sensazione che certe cose debbano essere evitate come pericolose, invece no, devono essere piegate al nostro bisogno. Dopo aver fatto 610, aver fatto il nostro intervento al Festival di Dogliani, siamo qui a dimostrare che i nuovi media possono vivere solo in coniugazione con i vecchi. Cioè abbiamo qui un microfono che rappresenta un po' la vecchia guardia, ma lo attacchiamo a un computer che sono i nuovi media e insieme riusciamo a sintetizzare la filosofia del vivere con un piede nel passato e uno nel futuro, tralasciando il presente che oggigiorno non è poi così bello. Pieno di gente, di studenti, ma non solo studenti, e ci sono soprattutto questi grandi professionisti. Come avete fatto a coinvolgerli? Ma non ci è voluto molto a convincerli, nel senso che gli abbiamo presentato il programma e sono rimasti molto colpiti dagli argomenti, li hanno trovati interessanti, avevano voglia anche loro di riflettere su questi temi e quasi tutti ci hanno detto sì subito.